Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova video appunto della serie della mappa. Come vedete siamo nel nuovo oddio, ricominciamo. Benvenuti, salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un nuovo episodio della serie. Vabbè ragazzi, ci rinuncio, c'ho la febbre, ragazzi, scusatemi, raffreddore, febbre, mal di testa, mal di denti, mal di pancia. Sto morendo. Comunque, come avete potuto capire, siamo in una nuova serie. Andate in un nuovo episodio della serie, il multi, cioè con noi Massimo, e vediamo un po' che cosa fare. Lui starà raccogliendo l'erba nel 6, no, scusate, nel 7 dal biogas, e le palle del 6, del 7, sempre da portare al biogas, e io mi occupo delle mucche, perché da un po' di episodi non mi occupo, quindi spero che non mi muoiano. Quindi allora devo dire che c'è un grande macello assurdo, perché allora io, come vedete, ho portato qua questo attrezzo per raccogliere le palle, che ora andremo a mettere tipo qua dove c'è la casina, perché ho già due palle. Anzi no, scusa, preparo qua così la prossima volta raccolgo. Però come vedete ho già due balle, quindi mi tocca andare a prendere tutti gli altri attrezzi. Mannaggia. Tutti gli altri attrezzi che sinceramente non mi ricordo che cazzo serve. Allora, allora, vediamo. Allora, di lì no. Che cazzo mi serve, ragazzi? Ma non c'ho più. Allora, non ho più gli attrezzi, ragazzi. Dove cacchio sono finiti? Mannaggia, dove cacchio sono finiti tutti gli attrezzi delle mucche? Allora, mi servirebbe praticamente quello per il fieno e la forca, che ora cercherò, ragazzi, cercherò. Bene ragazzi, sono riuscito a ritrovare tutto, per fortuna, anche se ho perso circa mezz'ora, io purtroppo ho anche poco tempo, mannaggia. Però è andata così. Allora, innanzitutto siamo qua dalle mucche, ho aperto anche il GPS per tenere un po' controllato tutti i valori. Tanto Massimo sta vendendo un po' di palle, come vedete sono saliti i soldi, erano circa 130.000, sono 131.000. Dopodiché raccoglieremo il mais che manca. Oddio. No! Raccoglieremo il mais che manca e poi finiremo di raccogliere le palle, le erbe, vendere tutto. E tutto quello che c'è comunque nel biogas, perché ci servono soldi. Vorrei comprare un trattore nuovo, proprio di quelli potenti, così almeno riusciamo a fare un po' di cose. Intanto vediamo se riesco già a mettere questa paglia. Allora facciamo uno di paglia, tanto la paglia comunque dura anche abbastanza, e poi una razione mista, quindi sperando di non fare un macello con le balle, ragazzi. Allora aspettate che apri la portiera. X, ok. Ok. Vediamo un po' se riesco. Anche se è storta, però magari mi sembra così, aspettate. Poi dopo l'azione mista vado a raccogliere il mais, tanto che aspetto Massimo che finisce tutto. Allora. Mannaggia! Oh my god! Oh my god, ce l'ho fatta! Ok, azioniamolo, qui di portiera. Vai bello, rimani incassata che ti spiezzo. E Q! No, sì, ole, eccoci qua! Ottimo ragazzi! Bene,
Ora ci manca, oltre vabbè a raccogliere colori che poi raccoglieremo magari nei prossimi episodi, ci manca un'altra bara tonda che è qua, che se vi ricordate era successo un macello l'altra volta, quindi che è qua. E poi vabbè, tutte quelle bare lì che comunque dopo vedremo un po' il da farsi. Allora, innanzitutto qua io direi di raccogliere gli orbi. Ok. Però prima... No, scusate, ho sbagliato. Però prima devo metterci le balle. Stupidino. Però mica tutte mischiate, ragazzi. Che cazzo faccio col colore, mo? Ah, mannaggia. Sono tutte mischiate. È successo veramente un macello con le balle. Vabbè, innanzitutto ci prendiamo questa così. Perché è tutta sola. Vole. Presa al volo, vai, 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 veloce! Devo dire che comunque sto prendendo manualità con le balle, perché io mi ricordo le prime volte che veramente era un macello assurdo, se vi ricordate. Ora sto prendendo abbastanza manualità, però vediamo. Scendi! Scendi! Porca troia. Oh, mannaggia. Allora, perché ho parlato? Ci arriva, che cazzo è successo? Ah, ma vaffanculo. Mannaggia, allora, come cazzo è? Aspettate. Ok. Adesso sì che si ragiona. Ce la faremo, ragazzi, prima o poi ce la faremo. Sapevo che non dovevo parlare. Eccola lì. Sì, veloce. Allora, vediamo che cazzo ho messo. Ho messo il fieno. Adesso mi manca la paglia, che però io, ragazzi, con quei colori lì, pare che sono un mezzo daltonico, quindi non capisco un cazzo. Però tutti mischiati. Adesso ditemi voi come faccio a prendere quello in mezzo là. Ma porca, mamma mia, per fare un macello. Come cazzo faccio a prendere tutti poi, mi chiedo. Cioè da... Oddio. Oh my god, la torre di Pisa! Oddio! In bilico! Il piano rallentatore sta cadendo. Wow. Ok, ce l'ho fatta. No, tu non mi servi più! Serve quello dietro là. Mannaggia a te. Come cazzo farò a prenderlo? Olè. Scusatemi mucche, però sto lavorando. Dai cazzo sali. Mannaggia. Ma non potevano fare tipo un attrezzo che raccoglie automaticamente? Da mettere, cioè automaticamente dentro nel... A parte che non sarebbe stato reale, però era molto più semplice, soprattutto per quelli come me. Okay. Okay, vabbè, questa... Allora facciamo che questa qui è la zona delle palle, ok? Oh, non mi interessa, perché sennò non stavo qua fino a domani. Spero che sia questa la palla giusta, perché già non mi ricordo più. Dai. No! Ah, scendi! Vai, fai che sia quella. Fai che sia quella. Sì, è quella. Adesso prendiamo un po' di insilato. Ok.
Mamma mia. Mamma mia. Mannaggia che... Allora, dicevo, mettiamo questa... Questo maledetto insilato, perché veramente non ce la fa più. Poi andiamo ad aiutare un attimo Master, che non si può più. Ok. Dai. Ok. Lo piazziamo qua. Ok. E voilà. Vai bello, vai. Bene. Azzo, andiamo. Questo qua. Andiamo. Beh ragazzi, ora facciamo l'ultima cosina, ragazzi, poi chiudiamo il video. Anzi, vediamo un attimo che cacchio è successo, che non ci ho capito assolutamente. Come sempre del resto. Mannaggia. Sto male. Allora, come vedete l'insilato è diventato a 21.000. Ora, dato che non mi piace questa balla qui, tutta sola, solina, la utilizzeremo. Intanto Massimo ha riempito tutto il biogas e ora sta raccogliendo il mais, così poi aumentiamo un po' la velocità prima di... no, oh cazzo, porca merda, aumentiamo un po' la velocità. Aspettate un secondo, perché che cazzo succede? No, di là, olè! Minchia, mi sa che si è incastrato. Porca troppa. Vai, vediamo. Dicevo, aumentiamo un po' la velocità prima di erpicare e seminare tutto, così intanto ci facciamo un bel po' di soldi con le mucche, perché ovviamente arriveranno tanti soldi. E in più avremo il tempo di vendere tutte le balle che avevamo nel 7, perché nel 6 le abbiamo vendute tutte Massimo. E vendere tutto il biogas, tutta l'erba, tutto il serato d'erba e il mais che ovviamente stiamo raccogliendo, quindi avremo tempo di farci un bel po' di soldini, così ci vogliamo andare trattorino. Però qua è un macello perché sei incastratino, mannaggia. Ormai che cazzo fa? Ma basta tu S1. Come cazzo faccio? Oh. Mannaggia la pupazza. Adesso ho paura perché se aziono con lì succederà un macello mai visto sulla faccia della terra. Però ci provo. Ci provo ragazzi. Succederà un casino, lo so, ma ci voglio provare. No, Non è successo un cazzo. Un cazzo è successo. No, chiusa, sei aperto. Ok, vediamo il capolavoro di Massimo, che esce sempre con queste pupille all'improvviso. Cioè, vabbè. Ok, pure il mio computer è impazzito alla visione di questo, di questa magia del trattore. Bene, quindi abbiamo finito tutto, abbiamo raccolto tutto il mais, come potete vedere questi tre carri pieni di mais. E ora ci facciamo un bel po' di soldini, ragazzuoli. Ok, siamo quasi giunti al termine di questo ultimo, di questo nuovo giorno di lavoro qua nella fattoria. Allora, come potete vedere abbiamo completato tutti i campi, come
come sempre, quindi abbiamo recuperato subito un altro giro. Ora Massimo sta finendo di raccogliere l'ultima cosa, che sarebbe la palla d'onda nel campo 35 delle mucche, anche se non penso che riesca a fare quella palla con un carico di quelli, però poco importa, tanto abbiamo già la paglia, l'abbiamo già fatta. Ora sto andando a depositare questo mais qua. Come vedete ho tre carri di mais, ragazzi, ma tipo un vagone. Adesso prima di tutto però vendo le uova, che ne ho 120. Olè, 120 per 2000. Ok. E come potete vedere, ragazzi, abbiamo aumentato il tempo, così almeno scorre più velocemente, i soldi salgono più velocemente, come potete vedere, e soprattutto i soldi dell'insilato. Quindi siamo tutto a cavallo, ragazzi, siamo tutti a cavallo, ho completato tutto, quindi a breve ricominceremo subito un nuovo giro, sempre così, ragazzi, quindi non c'è nulla di che, sempre così, sempre giri. Anzi, qua manca una palla. Manca una palla qua. Poi vedete i soldi che salgono, ragazzi, salgono a vista d'occhio. Aspetta, eh. Abbiamo completato quasi tutto, ragazzi, quasi tutto. Poi l'unica cosa che ci manca, ragazzi, sarebbe le serre, che da un bel po' che non facciamo più le serre, ragazzi, veramente parecchio tempo, anzi non un bel po', parecchio tempo. Oh mamma, quanto insilato. Ok, questo qua lo svolto qua, vedi, 322.000, ragazzi, siamo lì. Poi nel prossimo episodio magari riusciamo a comprare un altro trattore. E poi, boh, vediamo. Tanto sfruttiamo tutto, olè. Vediamo, ormai. Minchia, quanto cazzo è? Dio. Olè, completato, porca rugia, completato tutto. Adesso qua anche a schiacciare sarà un macello qua. Mamma, sembra di avere un trattore, un treno. Compattamento 53, mamma mia. Non ricompattarlo il più possibile, va? Tanta, vai così, vai così. 94, 90. No, qua sono 94. Mamma, guardate i soldi che salgono, ragazzi. Ok, 100, ore. Ok, a posto. Basta per il treno dolce, adesso mi interessa. Ok, ragazzi, questo qua lo scarichiamo qua, ragazzi. Lo scarichiamo qua. Ok. E che dire, ragazzi, quindi anche per oggi è tutto. Abbiamo fatto un bel po' di soldi, un bel po' di cose, completato tutti i campi. Quindi nel prossimo episodio poi erpicheremo, semineremo tutto. È cominciato a piovere, mannaggia, quindi non possiamo seminare tanto. E che dire, ragazzi, nel prossimo video, il prossimo episodio vedremo un po' che cosa fare, ripeto, magari compriamo, vabbè, innanzitutto compriamo un trattore sicuro, perché con tutto questo insilato qua, ragazzi, si può comprare un bel po' di cose. Questo livello, no, che sfiga, però è al 9%, quindi il silo, cioè lo stelo, non posso ancora farlo. Vabbè, fa niente, ragazzi. Comunque, dicevo, nel prossimo episodio compreremo sicuramente un altro trattore, di quelli proprio fighi. E poi ripartiremo come sempre, ripetiamo, seminiamo,
e tutto ciò. Sempre con la compagnia di Massimo e poi magari anche Thomas se entra, perché non è sempre disponibile. Quindi niente, spero vi sia piaciuto. Vi invito a mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ovviamente un bel commento. Noi ci sentiamo al prossimo video, al prossimo episodio. Ciao a tutti.